Eccoci con Alice Matteucci. Alice, per te, rispetto a molti giocatori che si stanno allenando, non si tratta del giorno di vigilia. Giocherai infatti dopodomani, il primo turno. Sì, e giocherò dopodomani, quindi avrò ancora un giorno per preparare al meglio la partita, per mettere a punto gli ultimi spunti e per prepararmi al meglio per questo torneo. A proposito di preparazione, su cosa stai lavorando nell'ultimo periodo ad Anzio con i tuoi allenatori? Sì, da novembre che mi sono trasferita ad Anzio e ho intrapreso questo percorso con Francesco e Alessandro Piccari e sto lavorando in questo momento soprattutto ovviamente sull'aspetto mentale, che è quello su cui devo lavorare di più, però soprattutto sul livello, cioè il fatto di pensare poco in questo momento ai risultati, ma focalizzarsi tanto sul crescere, sul migliorarsi e sviluppare un tipo di gioco che mi porterà a essere competitiva a lungo termine. Senti, invece sul caso Sharapova, che è entrata in campo da poco a Stoccarda, ti sei fatta un'idea delle discussioni che ci sono state in merito alle wildcard concesse alla russa? Sì, ho seguito un po' le notizie, però comunque credo che la scelta di dare questa wild card sia comprensibile perché c'è anche l'aspetto mediatico che questa wild card può dare e da non sottovalutare. Questo porta molta più affluenza di spettatori al torneo e quindi capisco anche questa scelta. Grazie Alice, in bocca al lupo. Grazie.